Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, siamo qui con alcuni prodotti, marche diverse, tuttavia cominciamo a effettuare uno spacchettamento integrale. Come vedete partiamo dal V500 di Acer, passiamo al laptop del Q702 di Fujitsu, abbiamo poi la gaming machine targata Asus, dopodiché abbiamo uno schermo Acer, un sistema audio Audio Marley e un paio di prodotti Mercaz. Procediamo adesso quindi a vedere cosa ci viene offerto praticamente all'interno di ciascuna confezione. Siamo qui io e Luca Riscale, adesso cominceremo appunto a effettuare lo spacchettamento un prodotto alla volta. Ora quindi vi si saluta, breve taglio e cominciamo a dedicarci a un prodotto. Per esempio cominciamo dal V700 di Acer. Siamo qui adesso a dedicarci al prodottino Asus, parliamo dell'8580, desktop PC, gaming machine, appartiene alla famiglia ROG, cioè Republic of Gamers. Procediamo all'apertura del tutto, come vedete è discretamente generoso, siate ovviamente cauti. Vediamo di zoomare un attimino, spostiamoci in maniera semplice, abbiamo tastiera, doppia, tripla funzione, quante funzioni c'è? Questa direi che è asiatica. Asiatica, sì, coreano, penso. E in questo caso deve arrivare proprio direttamente dalla casa madre, neanche la versione europea, questa è proprio arrivata da Oriente, in ogni modo comunque a voi arriverà quella con le lettere in italiano, PS2, va bene, procediamo oltre, il topo, prova a vedere il sorcio, sorcio USB. Sorcio USB con doppio tasto, un paio di tasti avanti e indietro perlomeno, sarà comunque testato per vedere un attimino. In questo caso direi che abbiamo comunque l'asciugo già integrata. Poi questi qui sono dei supporti, evidentemente. Quelli che buttano le gomme sarà. Aspetta, un attimo così si sentono, sì. Tanto passerà lì. Dobbiamo ripartire da qua perché. Pale, sai quelli dei marini, sì. Che poi scendi dentro. Fa un casino. Abbiamo poi anche i tasti separabili, prova a vedere. Abbiamo la pinza che ci permette, l'anello praticamente nero rappresenta la pinza che ci permette di estrarre i tasti. Prova a vedere i tasti che funzioni sono. Sono tutti muti. Sono tasti muti, quindi potete poi andare per esempio a rimpiazzare il tradizionale WASD per andare appunto a indicare le tre frecce che selezionano il movimento avanti, indietro, lato destro, lato sinistro, oppure SDF, dipende un attimino come siete meglio abituati. Per quanto riguarda poi abbiamo un paio di chiavi, si suppone poi siano dedicate all'apertura, le istruzioni, e per quanto riguarda le chiavi suppongo insomma sia poi per la chiusura dello chassis desktop. Andiamo adesso al resto. Chassis desktop che vedete inquadrato in questo punto, come vedete è particolarmente generoso, parliamo di almeno 10 cm per lato di imbottitura, parte interna particolarmente generosa. Aspetta che mi allontano un attimo, tanto stiamo registrando, lo vedete proprio in live, lo stiamo spacchettando, non so, io tengo, aspetta, tira. Abbastanza pesantino, tutto sommato. Abbiamo anche un altro pezzo della manualistica, qua in fondo. Leggerissimo manuale utente. Sembra un libro dell'università. Aspetta, aspetta, no, fallo vedere che si è espulso. Ovviamente multilingue, Sì, beh, certo. Però comunque è abbastanza. Direi che è abbastanza generoso. Sì. Bene, a questo punto concentriamoci un attimo sul computer. Prova a inclinarlo
a favore di camera, beh, così direi che è già visibile. Allora, abbiamo connessione PS2, DVI, VGA, un'uscita ottica, un'uscita DisplayPort, vista da qua, direi anche un HDMI, un paio di USB 3, un paio di USB 2, abbiamo una scheda video VGA di tipo discreto e abbiamo anche un pannello audio dedicato. Procediamo adesso anche alla visione frontale. Questo è il prodottino visto dal fronte, anche in questo caso abbiamo un paio di porte USB 3, abbiamo poi il pannellino che ci permette di... Chiaramente poi andrà più in giù, sì, quando certo, sarà ve lo mostreremo comunque poi con dovizia di dettagli con la galleria fotografica. Abbiamo un lettore Blu-ray, un paio di lettori di memoria e poi si intravede in questo momento per esempio gli slot per quanto riguarda le baie separabili per gli hard disk. Erano appunto le famose chiavi che si pensava fossero dedicate alla gestione desktop. Per quanto riguarda lo spacchettamento, tutto termina così, come si diceva, a breve galleria fotografica, dopodiché metteremo in funzione il tutto. Ora quindi vi si ringrazia dell'attenzione, vi si saluta, vi si invita a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion, se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online a presto da Giuseppe Ragazzino e da Luca Viscardi. Ciao, a presto.